Eccoci qua, amici di Live Social, io sono Roberta e questa è Radio News 24. Entriamo nel mondo delle interviste, delle storie, delle passioni dei nostri ospiti e voglio farlo grazie alla competenza del mio ospite che è in collegamento telefonico con me direttamente dal Veneto. Ebbene, amici, parleremo di yoga e quindi lo vogliamo fare proprio con un insegnante. Quindi do il benvenuto a Caterina Traverso. Ciao a tutti, benvenuti anche a voi, in Ciao! casa nostra, in casa mia, ciao! Grazie mille. Allora, senti Caterina, parliamo di questa bellissima disciplina che è lo yoga, che tu pratichi da quanti anni? Da parecchi anni, dal 2006. Bene. E com'è nata questa tua passione? È nata a Genova, ho iniziato a fare yoga che ero ancora giovine, e non avevo molto capito cosa fosse, perché spesso mi facevano fare visualizzazioni, cose molto statiche, io ero molto energica all'epoca, ma piano piano è proprio entrato dentro il mio sangue, è diventata la mia vita, insomma, e Bello. adesso è diventato un lavoro. Più di Bellissimo. tutto una passione, però. Esatto, quindi infatti hai coniugato passione e lavoro, è meraviglioso. Veramente, da poco questa però, al 2018 che è diventato un lavoro, perché insomma ci vogliono anni. No, ci credo. E allora parliamo proprio del tuo lavoro. Quindi sei insegnante di yoga per adulti e per bambini, è corretto? Sì, certo, ho fatto diverse formazioni per adulti, sto completando un secondo livello di una formazione che ho fatto di Vinyasa Flow. Ho fatto una formazione di spine yoga, quindi ho fatto diverse formazioni. E poi per bambini ho fatto una formazione specifica, molto bella, Bene. che si chiama Baya Yoga. Perfetto. E senti, ecco, secondo me non è molto conosciuto lo yoga, ecco, per quanto riguarda proprio i bambini. È giusto, Caterina? Sì, questo è un metodo che è stato studiato per i bambini, perché diversi studi scientifici hanno dimostrato che la trasposizione dello yoga per adulti ai bambini può essere anche dannoso. Quindi Baya Yoga ha studiato un metodo proprio adatto ai bambini, basandosi sulla filosofia neumanista di Sarkar. Molto bello. Che bello. E senti, come si approcciano i bambini? Attraverso, gli vengono insegnate comunque delle cose e tutto questo si traveste in gioco, gioco e fantasia. Quindi è molto divertente. Una lezione, spesso i genitori erroneamente classificano lo yoga come lo yoga per adulto, comunque un ambiente serio, le asana, comunque le posizioni che vengono fatte nello yoga sempre serie, invece è ludico, molto divertente, lavori un sacco, ma sempre giocando. Molto bello. Bello. E senti, secondo la tua esperienza, Caterina, quali benefici, possono averne quei bambini? Beh, ecco, il beneficio più grande e che viene proprio enfatizzato da questo metodo è vedere il bambino in una visione olistica. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che la componente fisica, psichica ed emotiva del bambino costituiscono un insieme integrato. E quindi questo è molto positivo, perché spesso vediamo il bambino diviso in tante sfere, quella emotiva, piuttosto. Invece qua si vuole vedere proprio il bambino come un diamante, no? E il diamante ha mille sfaccettature, ma solo restituendo la luce a ogni singola faccia del diamante, il diamante potrà brillare veramente in tutto il suo splendore. E secondo me questa è una bella visione del bambino, no? Molto, una bellissima immagine, davvero, Caterina. E senti, in questo momento, non so, stai facendo, qualcosa online? Sì, in questo momento, sinceramente, con l'emergenza che c'era, mi sono subito attivata per fare qualcosa di gratuito, in modo che potesse essere fruito da tutti, sia per gli adulti sia per i bambini. E qui sono partita dalla parte che ero più sicura, forse gli adulti, perché insomma parlare tra coetanei, no, è più facile a volte, Certo. ma ho avuto un successone con i bambini. Che bello. Sì. Quindi ogni sabato mattina faccio delle classi di bambini in cui Ganesha Yoga, che è la mia associazione, fa un piccolo concorso in cui viene regalato comunque qualcosa di costruttivo, un libro che in questo periodo Mi aiuta aiuta, le è bambine. vero. E
E allora, senti, vogliamo ricordare il tuo sito web o se, anche se hai dei contatti Facebook o social? Allora, il mio sito è www.ganeshayoga.it. Poi su Facebook ho una pagina Facebook dove vengono fatte delle lezioni in diretta, quindi Ganesha Yoga sempre Campo Santiero. Poi c'è la pagina YouTube che è Caterina Yoga e lì ci sono proprio delle classi sia per adulti che per bambini, tutte quelle che ho fatto fino adesso, anche con respirazioni, pranayama si chiamano in sanscrito, e proprio classi vere e proprie. E poi c'è infine Instagram, Perfetto, quindi che è sei sempre. ovunque, Caterina. Bravissima, Sì. Sono molto social in questo molto social, periodo. brava. E allora mi raccomando, amici ascoltatori, andate a visitare il sito web ganeshayoga.it e chiaramente tutte le pagine social della nostra Caterina Traverso, che io ringrazio tantissimo per la sua competenza. Grazie a voi, eh. Ciao, buon Scusate lavoro. all'inizio. Assolutamente, buon lavoro! Live Social.